Christ. How am I gonna get down there? Oh, accesso alle scialuppe. Basta di qua. Shit. Oh! Kokan, meno male che da bambino facevo anche l'equilibrista nel circo. Ecco perché sono un elettricista muscoloso. Grazie, Jay. Eccomi. Ah, meglio non apri. Porca trota, non ho visto che non c'erano le scale. Non ho visto che non c'erano le scale. Regalese subito al punto di evacuazione più vicino, non fatevi strane idee. Tornerei di lavoro tra 15 minuti quando avrò risolto questo assurdo casino. Fucking bastard. Bevo pure, va. Ebbè. Diciamo che è un percorso semplice, meno male che ci stanno questi pezzi che sporgono. Non ci fossero stati. Porco can. Mamma mia, visto? La gioventù in circo non è stata sprecata e tutti che mi dicevano no, ma lascia stare, il circo non ha futuro. Potrà pure non aver futuro, però mi ha insegnato le basi per sopravvivere. Ecco, andiamo, dai, forza. Nah, that's no way. Prepara la sciarpa di salvataggio. Perché no? Nah, that's no way. No, non così. Ah, ok. Devo togliere prima i perni. Ok. Halfway out of here. One more. One more. Ok. Right. Now the lever. Get it into position. Nearly out of this. No! Pareva che i ganci funzionavano bene, no? Io l'ho detto! Oh, Connor, come si chiama lui? Questo posto stava cadendo a pezzi. No, non mi ascolta mai. Il risultato è manco le scialuppe funzionano. Risali verso gli alloggi. Ah, che facciamo l'arte dei pazzi qua. E risaliamo verso gli alloggi. Porca trota. Vado per scendere. Oh, pronto? Dimmi. Renick, sono io a casa. Ah, McClary, che cosa stai facendo con le mie scialuppe? Una ondata, è caduta in acqua, cane. Deve sbagliare qualcosa. Ma vaffanculo, Renick. L'hai costruito tu, sta merda. Chi c'è con te? Roy alla mensa. Finley e Brody sono vivi. Ascolta bene, McClary. Raggiungi quel cacchio di elicottero e portati chiunque riesci a trovare. Qualunque cosa tu faccia, non toccare quella roba in giro per la birra. Io non riesco ad uscire. C'è una porta di sicurezza in grado, santo cielo, perché devo sempre spiegarti tutto? Dai un calcio ben assestato alla porta in basso, Renick, e vedrai che si apre. E tu? Tu pensi a raggiungere l'elicottero, non preoccuparti per me. Ah, boh, dai, ci ha aiutato. Ci ha aiutato. Come vuoi, vecchiaccio. Oh, se vuole rimanere là. Calcia la porta. Fuck.
Ci siamo, bravo. Con le buone maniere, insomma, si ottiene sempre tutto, eh. Mo? Andiamo. Sai che ci siamo, su. Ancora, pronto? Sto scappando, voi chiamate, chiamate. Chi è? Lucas, Ines, che succede? Ho bisogno d'aiuto. Non so cosa fare. Cos'è stato? Sta succedendo qualcosa, eh? Oh, no. E Ines è andato. Ines l'abbiamo perso, signore. Abbiamo perso Ines. Ecco, eh. Ah, aiutiamo. Per sicurezza, non si può mai sapere. Ok, sono negli alloggi. Ma sai che la situazione non è bella negli alloggi. Ingresso servizi. Ah, ok. Ma io quella roba non la toccherei, va. 2 più 3 più 4 più 5 out of service. 5, 4, 9, 12, 14. Boh, ci servirà. Aspetta, e quindi? Ah, fuck. I need to go around somehow. Devo fare il giro, ok? In che modo? Ecco, lo mi sto chiedendo pure io. Ah, ecco. Ecco, ecco, ho trovato. Brava, Iole, l'hai scritto tu? Perfetto. Passiamo per di qua. Mi arrampico. Striscio come un ratto attraverso i condotti da reazione. Stuff is taking over. Christ. Sta prendendo tutto il sopravvento. Meglio non essere toccati da sta roba come ci hanno consigliato, dai. Ma non so chi è stato, non voglio saperlo. Oh, c'è del sangue per terra. Jesus. Che schifo. Giocando con la lavatrice, là c'erano le mie mutande pulite preferite, porca trota, dovevo buttarle. Oh fuck. Is that Trots? Jesus Christ. Sì, è Trots.
perché vedi, cioè ascolta, lo si sente, ci stanno questi posti per nasconderti, ma poi effettivamente, ah, quello sta qua. Allora, io sono entrato da qua. Supera Tots. Grazie. Oh. Ah, così. Così, così, così. Ma che ce l'ho fatta? Vaffan bagno, Tots. Tots, vaffan bagno. Mi chiamavano il gatto de Cremona. Jesus Christ, that was close. Jesus Christ, it's a bizarre. Ritorno da Roy alla dispensa della mensa. Ce l'abbiamo fatta. Yes. E si vince. Roy! Okay. Roy! Roy! Whoa, where is dove stai, Roy? Raggiungi Roy attraverso la presa d'aria della cella frigorifera da cucina. Ah già, è vero, la cella qua, se no lo sta nascosto come un ratto. Rita al naso, signori, scusatemi, l'allergia. Non ho preso l'antistaminico. Oh, ciao, Roy! You're right. Jesus, you look terrible. Do not go down those fucking stairs. Soprannominato Chioma Folta. Trots. I think it was Trots. No, it's just fucking horrible, whatever it is. Just stay in. Qualunque cosa sia, è orrenda. Resta qui, non fare rumore. Sei arrivato alla sciarupa? Sì, forse una volta funzionavano, ma credimi, da quando ha fondato il Titanic non veniva fatta manutenzione su queste scialuppe, quindi potremmo fare la stessa fine del Titanic se dovessimo salire su quelle scialuppe. Quindi, paradossalmente, il posto più sicuro di tutta questa struttura qui, proprio dentro la mensa, dove il mostro non sarà mai attirato, perché non si ciba di cibo normale, ma si ciba di esseri umani. Quindi, ma tu sei essere umano, se ti nascondi qua potrebbe essere attratto qui. Confonditi con l'odore della carne morta, spalmati addosso una bella fetta di fiorentina, così quello pensa che tu sei carne morta di animale e non ti viene a mangiare. Bravo, mamma mia, che piano spaziale, mamma mia. Ma chi ti chiamava? No, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Leonardo, non lo so, ho finito i nomi. Oppenheimer, bravo. Ah, comunque riesci ad arrivare alla tua cabina? Sì, come no? Sto azzeccato qua stamattina perché mi sto affa sotto dalla paura. Ma arrivo fino alla cabina. Manco sono arrivato alla presa d'aria dove sei arrivato tu. Ok, comunque, senti. Quando arrivi all'elicottero, di ad Archie di chiamare via radio la nave di supporto. Ci serve tutto l'aiuto che riusciamo a trovare. Kaz. Il mio personaggio si chiama Kaz. Però noi diciamo Kaz per addolcire un po' la pronuncia. Ah, torna fuori sul ponte. Oh, per la miseria. Mo sono appena arrivato qua, superato il mostro, mo devo tornare fuori. Annaggia la miseria. Cellulari no, eh. Ah no, mi pare che siamo negli anni 70. I cellulari non ci sono. Oh, chi è? Sì, ho letto. Ho letto, Paolo. Chiamalo gatto, allora. Ho letto, Paolo. Iole. Mi ha attirato la sua attenzione, l'ho pure salutato. Ok, andiamo.